Ciao carissimi amici e amiche, ci troviamo davanti all'immagine della Divina Misericordia che come un raggio di luce esce dal cuore di Gesù per illuminare i nostri cuori. E da questa chiesa che si trova nella città di Kampala in Uganda ci uniamo per una preghiera universale. Do voce ad alcune delle preghiere che voi avete scritto e che esprimono i sentimenti della nostra comunità cristiana. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, confido in te. Prego per tutte le famiglie del mondo, perché siano sempre unite. Gesù, aiutami, dammi la forza ed il coraggio delle decisioni. Fa che io riesca sempre a sostenere economicamente le persone a me affidate. Gesù, confido in te. Ti prego per il dono della fede. Gesù, stammi sempre vicino, anche nei momenti difficili. Aiutami a non perdere mai la fede in te. Gesù mio misericordioso, tu mi scruti e mi conosci. Sai quante persone sono nel mio cuore. Sono quelle che tu mi hai donato. Tutto ti appartiene di me. Quindi sai tutto. Grazie per il dono della vita, della mia storia, di tutti gli aiuti preziosi, delle benedizioni. Quanto sono stato cieco, quanto sono ancora cieco. Perdonami per non averti riconosciuto, ringraziato, amato, servito, benedetto, adorato. Presenta tutte le mie giustificazioni al Padre e difendimi dai nemici. Rinnova ogni giorno la mia fede, il mio corpo, il mio spirito, la mia volontà. Soffia con il tuo alito su di noi, liberaci da ogni indecisione e dubbio. Abita i cuori di tutti noi. Grazie per il tuo amore e per la tua potenza, grazie di tutte le grazie che mi dai. Grazie, mio Signore, mio Dio, mio tutto. Tutto è tuo e tutto io ti affido. I tuoi occhi di misericordia non ci abbandonino mai. Ti prego per la conversione delle anime, per le anime del purgatorio. Gesù, mi affido a te. Prego per tutti i malati e per la mia famiglia. Grazie. Oggi mi trovo qui di fronte a te, nella tua casa, a donarti il mio cuore, le mie intenzioni di cristiano, che scopre la felicità di vivere con te. Ecco, ti affido la mia anima, quella dei miei cari, ringraziandoti per le gioie e le sofferenze che mi hai dato fino ad oggi. Ti prego, non mi abbandonare lungo il cammino della vita. Aiutami, illumina la strada da percorrere nel bene affinché possa realizzare la tua volontà. Ti prego con forza per le persone che mi hai messo nel cuore, per i sacerdoti, i seminaristi, per tutte le famiglie, per le persone sole. Gesù, mia vita, mio Dio, manda il tuo spirito dentro di me, rinnovami, purificami, guariscimi, riempimi senza fermarti mai. Dammi occhi per vedere le tue meraviglie, orecchi per sentire e cuore per custodirti gelosamente. Le mie preghiere sono quelle di tutti questi fratelli che si inginocchiano davanti a te. Abbi misericordia, pazienza e se puoi esaudisci i desideri dei cuori. Sbaraglia i nemici attorno a noi e infondi la speranza, la fede, la gioia e i doni di cui abbiamo bisogno per fare la tua volontà. Grazie per la Santa Chiesa e per i sacerdoti. Amen. Guariscimi, Signore, e guarirò. Salvami e sarò salvato, poiché tu sei il mio vanto. Amen. Grazie, Signore, perché a te appartiene la mia vita, le mie speranze e il mio futuro. Tu sei la mia roccia, il mio baluardo, la mia fortezza, la mia comunione con il cielo. Grazie, Signore, perché tu vuoi sempre il nostro bene. Aiutaci a ringraziarti per ogni cosa che fai e che possiamo accettare le prove della vita con la tua grazia e la santa sapienza. Cristo è veramente risorto. Alleluia! Caro Gesù, carissimo Gesù, mi prostro ai tuoi piedi per chiederti aiuto. Fammi essere sereno anche di fronte ai dolori. Ti voglio bene, Gesù. Gesù, mio caro, aiuta le persone in difficoltà. Dio mio, volgi verso di loro il tuo sguardo e benedicili. Grazie, Gesù, per tutto quello che fai per me.
Voglio pregare per le tante vittime di soprusi e violenze subite da parte di chi dovrebbe difenderli. Liberali dalla mano dei nemici, così come hai già permesso per altri popoli oppressi. Ti prego per i bimbi mai nati a cui viene tolto il diritto alla vita. Poni fine a tutte le dittature e le ingiustizie. Ti offro tutte le mie ansie, le paure, insicurezze, dolori. Pensaci tu, Signore. Aiutami, ti prego, salvami da questa vita così triste e dura che non mi consente di fare nulla di ciò che vorrei. Signore, ti prego, aiutami. Salvami, Gesù, ti prego, di donare un figlio alle famiglie che lo desiderano con tanta speranza. Signore, Padre Santo, affido a te la mia famiglia e la mia famiglia rimanga sempre unita. Non farmi mai dubitare del tuo amore, della tua bontà, della tua misericordia, della tua presenza. Donaci, Signore, il tuo Santo Spirito, misericordia, pazienza, amore, perdono, fede, carità. Ascolta questa preghiera, Padre, nel nome di tuo Figlio Gesù Cristo e per intercessione della Vergine Maria. Amen. Gesù, confido in te, stammi vicino. Benedici tutti noi che ti amiamo. Perdona chi non ti conosce. Prego per tutti i malati, per i nostri dipendenti, per i miei figli, per mio marito. Prego per la salute di mio fratello. Donaci la tua misericordia. Gesù, stammi vicino. Grazie, Gesù, perché sono caduta e tu non mi hai abbandonato. Eri lì con me e mi hai preso la mano. Potevo distruggere tutto, ma tu hai ispirato le mie azioni. La preghiera che ho fatto è stata esaudita. Gesù, confido in te. Gesù, caro Gesù, ti ringrazio per i doni che hai fatto nella mia vita ed in particolare per questa giornata. Ti prego per le mie figlie che possano trovare la tua strada, la strada maestra, l'unica possibile verso la vera felicità. Ti prego per i bambini malati. Signore mio Gesù, donami ancora più fede e forza di volontà. Proteggi tutti noi dal male. Concedici misericordia. Confidiamo in te. O Signore, nella mia vita ho solo voluto fare la tua volontà, non la mia. Ti prego di riunire il legame con la persona che amo profondamente. Dammi una vita come tu sai fare per la mia anima, per Cristo nostro Signore. Grazie Gesù. Mi metto nelle tue mani, affido a te la mia vita e quella dei miei cari, che il nostro cammino sia felice, sia fatta sempre la volontà di Dio. Grazie Gesù, ti voglio bene. Gesù, abbi pietà di me che sono peccatore. Ti prego, riporta nella tua casa le persone nella sofferenza estrema. Gesù mio, tutto, aiutami a combattere le guerre che sono dentro di me. Fammi comprendere il valore dei doni di cui mi circondi e non permettere che cada nella tristezza per situazioni di vita poco rilevanti, soprattutto se messe a confronto del dono di te. Proteggi i miei figli e quanti si sono affidati a me. Grazie. Vieni, Santo Spirito, aiutami a lodare il mio Signore. Abbi pietà e guidami al pentimento, alla salvezza, alla purezza del cuore. Tu sei grande e onnipotente, rinnovami nella fede, nella preghiera, nelle azioni, ma soprattutto nel cuore. Fammi amare Gesù più della vita e ringraziare il Padre per avermi dato la vita e una storia e una possibilità di capire la sua volontà. Ti presento tutte le persone che mi hai affidato, le vedove, gli ammalati, gli abbandonati, le anime del purgatorio e la mia famiglia. Gesù, fammi stare sempre con te. Gesù, aiuta mio marito a ritrovare la fede. Aiuta a me ad essere esempio di carità cristiana e a mettere in pratica ogni momento della mia vita i tuoi insegnamenti. Fa che io sia un campo con terra buona. Stendi la tua mano su di noi, sui miei figli, sui miei genitori, sugli amici e su tutte le persone care, affinché la forza del tuo aiuto e la tua protezione ci accompagnino sempre. Grazie, Signore. Amen.
Gesù, metto davanti a te tutte le intenzioni delle persone che si sono raccomandate alle mie preghiere, davanti al tuo tabernacolo, alla tua presenza, tu che sei qui ad accoglierci ogni momento e pronto a prendere i nostri fardelli. Tutto sia per la tua maggior gloria. Amen. Soffia con il tuo Santo Spirito su di me, sulla mia strada, sulle mie necessità, sui miei sentimenti, sulle persone a me care e soprattutto sui miei nemici. Sbaragliali con la tua potenza e coprimi con il tuo sangue preziosissimo e innocente. La tua grazia sia sempre con me. Gesù, mio Dio, Signore, tienimi stretta al tuo cuore. Se Dio è con me, di chi avrò paura? Di cosa avrò paura? Caro Gesù, dona salute e serenità. Grazie, Gesù, ti prego, manda il tuo spirito a riscaldare i nostri cuori così gelidi. Ci siamo dimenticati di te. La nostra attenzione è per tutte le cose inutili. Gesù, confido in te. Dona speranza ai nostri giovani. Aiuta la persona a me cara, i suoi progetti, secondo la tua volontà. Gesù, ti prego per tutti, in particolare per coloro che mi hanno fatto soffrire. Gesù, confido in te, ti amo, ti affido tutti i miei cari. E ora, insieme, invochiamo la benedizione di Dio su tutti noi che abbiamo partecipato a questo momento di preghiera davanti all'immagine della Divina Misericordia. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Grazie per esservi uniti a questo momento di preghiera. Continuiamo la preghiera, magari potete scrivere anche le vostre intenzioni particolari nei commenti e condividere questa preghiera. Un carissimo saluto, ciao ciao e abbi cura di te.